calciomercato dell'Inter potrebbe portare a importanti cambiamenti durante la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri ovviamente dovranno fare dei tagli e uno di questi potrebbe essere in attacco. La squadra di Simone Inzaghi si è rialzata sia in campionato che in Champions League e adesso ha bisogno di continuità. Durante la prossima sessione di calciomercato estiva l'Inter potrebbe arrivare a dover prendere una decisione su due attaccanti, Edin Dzeko e Correa. Uno dei due dovrà lasciare la squadra e la società sarebbe già orientata verso una scelta. L'Inter torna a vincere in campionato superando per 1-2 il Sassuolo. A trascinare alla vittoria prima nerazzurri è la doppietta di Edin Dzeko, che ancora una volta è decisivo per la squadra di Inzaghi. Proprio su questo starebbe ragionando la società interista. I nerazzurri infatti l'estate prossima potrebbero dover scegliere uno tra Dzeko e Correa da tenere, e il bosniaco con la sua esperienza, nonostante l'età, sembrerebbe essere in vantaggio sull'argentino, che invece continua a faticare a essere decisivo. Inoltre l'uscita di Correa potrebbe portare un'entrata maggiore nelle casse interiste. L'interesse dell'Inter, la trattativa con la Roma e gli occhi della Premier, Frattesi. Da agosto a ottobre è cambiato un po' tutto. A confermarlo, è proprio Davide Frattesi, punto fermo del centrocampo del Sassuolo e ieri autore del gol dell'illusione neroverde contro l'Inter, nel sabato pomeriggio del Maybay Stadium. Accostato ai nerazzurri, poi promesso sposo della Roma, è rimasto a Reggio Emilia e ha oggi addosso i riflettori della Premier. Sinceramente ho fatto un ritiro schifoso. Sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato il trasferimento, ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche. Per andare in un top club bisogna dare il massimo qua, dove sono contento di essere rimasto, ha detto nel post partita ai microfoni di DAZN. Segnali di futuro. Il centrocampista del Sassuolo è un altro dei pezzi pregiati del Sassuolo targato Dionisi. Se Scamacca e Raspadori sono già partiti verso altri lidi per il grande salto, le circostanze di mercato hanno portato per lui alla permanenza in Emilia, io cerco di fare il massimo, poi queste sono cose che vedranno sia il mio procuratore che il direttore Carnevali. Non ne parliamo se non si arrabbiano. Le voci di mercato sono però cosa nota. Giovanni Carnevali, a del Sassuolo, non ne ha mai fatto mistero. Tanto che a luglio rivelò in un'intervista al Corriere dello Sport l'interesse dei grandi club, Frattesi è un calciatore importante, giovane e ormai stabilmente nel giro della nazionale. Ha notevoli prospettive di crescita. Se ne sono accorti anche club esteri, che hanno chiesto informazioni. L'Inter è stata la prima a chiederci di Frattesi e so che ai dirigenti nerazzurri piace parecchio. Magari la prossima stagione, se durante questa sessione estiva non sarà stato ceduto, l'Inter riproverà ad acquistarlo. Fino agli ultimi giorni di mercato, Frattesi è stato poi vicino alla Roma, il club in cui è cresciuto e avrebbe fatto volentieri ritorno. Poi, la permanenza al Sassuolo ha aperto nuove prospettive, con la Premier League spettatrice interessata e i nerazzurri sempre sullo sfondo. Il giocatore piace al Tottenham di Antonio Conte e al Brighton di Roberto De Zerbi. Inoltre, negli ultimi giorni, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c'è stato un avvicinamento del Manchester United di Ten Hag, con un osservatore dei Red Devils presente a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Salernitana. Il mercato si riaccende. E Frattesi risponde presente, finora sono già 3 i gol messi a segno nelle prime 9 giornate di campionato. Un bel biglietto da visita.